Per Viali una vittoria convincente, straripante, a voi il panettone non ha fatto male insomma? No, questo è un dato molto importante perché comunque quando ci sono soste con feste varie c'è il rischio di un approccio sbagliato e è sempre dietro l'angolo, invece i ragazzi si sono comportati molto bene, hanno avuto un approccio importante e l'hanno dimostrato sulla prestazione sia sotto l'aspetto psicologico che anche fisico, quindi vuol dire che abbiamo lavorato bene. Sì, il campo era stretto, non nelle condizioni migliori. Come siete riusciti a sopperire a questa cosa? Sì, non è stato facile perché comunque soprattutto i primi 20 minuti facevamo fatica magari a entrare nel cuore della difesa e proprio perché ci mancava un po' d'ampiezza, però poi siamo stati bravi nella pressione offensiva, a rubare palle e ripartire, quindi questo ci ha permesso di trovare un pochino gli avversari un po' più aperti. Riguardo a Franzese, è stata una scelta tecnica la sua esclusione per tutta la partita oppure c'è un qualche modo una mossa punitiva? No, assolutamente. È stata una scelta tecnica, diciamo l'esclusione iniziale come quella di Volpe, quella di Valla e di altri. E poi quella dei 90 minuti non è stata assolutamente né programmata né nulla, e che si è creata una situazione che mi ha dato la possibilità di rimettere in pista ragazzi giovani che non giocavano da un po', dare un po' di minutaggio, un po' di adrenalina di partita vera, e ho colto l'occasione per sfruttare questo. Vista la vostra forma smagliante, la rosa imponente che avete, da qui alla fine quali sono gli ostacoli maggiori? Gli ostacoli possono essere molti, dipende da noi. Dipende dal nostro atteggiamento, dalla nostra quotidianità. Se sapremo continuare a lavorare e capire che possiamo crescere ancora tanto, allora ne avremo meno. Se sbaglieremo l'approccio e l'atteggiamento, rischiamo di farci del male da soli.